ma io rappresento un noi, non un Dio. Diffidate dei navigatori solitari, di quelli che sanno tutto, che fanno tutto loro, che hanno capito tutto. Il cambiamento ha bisogno di ciascuno di noi. È in noi che vince. Io sono capace a fare delle cose, non sono capace a farne altre. Quello che non faccio io lo fanno altri. Quello che diventa importante è prendere coscienza che è il cambiamento che noi sogniamo, perché desideriamo il cambiamento nella società, nella vita. Il cambiamento che noi sogniamo, desideriamo, ha bisogno del contributo di ciascuno di noi. Noi dobbiamo essere parte di questo cambiamento. No, uno diceva che sono piccolo, no, tu sei grande invece. E oggi il nostro dovere è quello di capire, di conoscere, di studiare. Non solo oggi, non solo oggi. Anche noi adulti abbiamo bisogno continuamente di cercare di leggere la realtà che ci circonda, che cambia con una rapidità impressionante. Allora non è venuto Luigi Ciotti, punto e basta, io rappresento un nome, fatto di tante storie, di tante persone, di tanti volti, di tanti gruppi. Rappresento un'associazione che si chiama Libera, che l'ha trovata in America Latina e l'ha trovata in tutta Europa, perché in questi anni è cresciuto il numero di associazioni, di giovani, di gruppi che si sono messi insieme. Il cambiamento che noi sogniamo e desideriamo ha bisogno di ciascuno di noi, e per voi comincia dalla voglia di conoscere, e la conoscenza è la via maestra del cambiamento. Se uno non conosce Emanuela, io ho conosciuto la sua famiglia, il suo papà, la sua mamma, che non ci sono più. Emanuela aveva un sogno: fare la maestra. Lei voleva fare, voleva insegnare, e mi ha fatto piacere che Lucilla ha cominciato con un segno di attenzione, con una bella sottolineatura di riconoscenza ai vostri professori, perché se non ci sono loro che vi prendono per mano per aiutarvi a scendere più profondità, perché oggi è una cosa pericolosa è che è tutto in superficie. Si vive di informazioni di seconda mano e per sentito dire. È invece importante scendere in profondità, conoscere. Buonigami, sempre ricordo. E tu sempre? E tu? Giulia, che bel nome. No, Giulia, una cosa. Oggi voi avete a disposizione la più bella biblioteca mai esistita al mondo. Anche noi l'abbiamo a disposizione, ma quando eravamo alla vostra età non c'era internet. Ma è molto pericoloso se non viene usato nel modo giusto. Io vi auguro non solo di trovare qualche informazione per la tesina, vi auguro di non trovare solo qualche informazione per la tesina. Vi auguro con molto affetto di essere capaci di cercare, non solo di trovare, di non fermarvi solo a qualche informazione usa e getta, ma di scendere più in profondità. L'avete fatto per scoprire la vita, i percorsi, la storia di Emanuele. Il suo sogno era insegnare, ma poi non c'erano i concorsi. È improvvisamente uscito un concorso della Polizia di Stato e la sorella sognava di fare una poliziotta. Era il desiderio di sua sorella. Lei voleva fare un insegnante. In attesa di un concorso nel mondo della scuola, ma sì, faccio anche questo concorso per accontentare un po' papà e mamma. La sorella non è passata. E lei è passata e poi si è innamorata della sua professione. Lei non era nella scorta di Paolo Borsellino. Lei, periodo di vacanza, l'hanno presa, era 4 giorni che era arrivata lì, ma nel frattempo il suo sogno era sempre stato.
poi ha scoperto quella professione, ha fatto i corsi, ha studiato per la sua professione in modo serio. Non ha preso solo qualche notizuola, ma è sceso in profondità. E lei ha perso la vita per la nostra libertà e per la democrazia del nostro paese. Ecco, io ho un problema, Marianna, non c'è sta sedia, quindi non importa, immagino nessuno qui. Io non sono importante, Marianna, perlomeno non mi sento importante, mi sento molto piccolo. E guarda che non è un modo di dire, ti spiego anche perché. Mi sento piccolo, mi sento molto fragile rispetto alla complessità di quello che ci circonda. Io ho cominciato da ragazzo questa storia, questa avventura. Ringrazierò sempre Dio. Io ringrazierò sempre Dio del dono che mi ha fatto di nascere un privilegio. Un privilegio. Io sono nato nel cuore delle Dolomiti, lui dice che se ne frega, no? Io sono nato nel cuore delle Dolomiti, oggi patrimonio dell'umanità. L'UNESCO ha decretato le Dolomiti, che sono delle montagne stupende, è un tipo di roccia la Dolomite. La trovate anche in Calabria la Dolomite, perché è un tipo di roccia. Ma lì nel Veneto, dove sono nato io, Veneto, Trentino, lì ci sono veramente questi macigni di questa roccia e sono le Dolomiti che l'UNESCO hanno decretato 3 anni fa patrimonio dell'umanità. Io sono nato lì, faccio parte del patrimonio dell'umanità. Chiaro? Chiaro. Ma nel dopoguerra mio padre è disperato, non c'era lavoro. E quindi siamo partiti, siamo andati a Torino. Noi eravamo piccoli, mio padre aveva trovato il lavoro, ma non aveva trovato la casa. E l'impresa di mio padre ha detto: signor Ciotti, se vuole, vedi c'è una baracca nel cantiere, una baracca. Usate quella baracca, lei, sua moglie e i suoi figli. Mio padre, immaginate, già nella sua fatica, la riconoscenza della baracca. Io me la ricordo come la casa più bella della mia vita, perché da piccoli non si capiscono certe cose. Oggi capisco le lacrime di mia madre. Mia mamma andava in parrocchia a prendere gli abiti della San Vincenzo, gli abiti dei poveri, ma mia mamma li lavava e li stirava benissimo, perché uno può essere povero ma dignitoso. La mia famiglia era povera ma dignitosa. Chiaro? È la storia di ieri, ma attenti anche alla storia di tanti di oggi, i poveri di oggi. Quante persone povere che vanno in parrocchia a chiedere alla Caritas per poter riuscire a dare un po' più di libertà e dignità ai propri figli, alla propria famiglia. Ma la grande svolta, poi le cose cambiano nella vita. Io ho 17 anni, andavo a scuola per prendere un diploma. Secondo te che diploma andavo a prendere a 17 anni? Prova a pensarci. È difficile, sai? E poi io ho stato a prendere un diploma in telefonia e telegrafia, immagino tu che roba. No, ma andando a scuola, a Torino, con il tram passando, vedevo sempre un signore su una panchina con 3 cappotti addosso. Li chiamavano i barboni perché non sicuravano la barba, non potevano farlo. Sono il popolo della strada di oggi. Sono quelli che sono i margini. Sono quelli che dormono nelle scatole di cartone o sotto i portici delle città. E andando a scuola mi aveva colpito, io avevo 17 anni, questo signore. Ma la cosa curiosa è che leggeva dei libri e con quelle matite da una parte rossa e dall'altra parte blu, il presente, li sottolineava. Vedere un uomo ripiegato su se stesso, la sua casa da quella panchina, che leggeva dei libri, crea un po' di curiosità, ma ti crea anche dei dubbi,
poi delle domande. Delle domande. Come mai è sempre solo? Come mai è sempre lì? Come mai la sua casa è un sacco di tela con dentro qualche straccio? È libero. E un giorno sono sceso dal tram, vincendo la mia timidezza, che poi sembra facile, poi ognuno deve vincere la sua timidezza. Gli ho detto: scusi signore, volete vado a prendere un caffè? Perché non dimenticatelo mai che l'unità di misura dei rapporti umani è la relazione. Allora ha detto: io gli chiedo, questo mi risponde, quindi scusi, volevo prendere un caffè, questa non è la risposta. E tu vai in difficoltà perché viene meno la relazione. Chiaro? Allora ho detto: pensa che ingenuo ero, Marianna. Ho detto: non mi piace. Ho detto: non mi piacerà il caffè, scusi, volevo andare a prendere un tè. E questo non mi ha risposto. E io, nella mia timidezza, che dimenticherò mai, che ogni volta dico, non sapevo più cosa dire. E nella mia ingenuità ho detto: sarà sordo. Ma mi era accorto poi che quando le macchine all'incrocio frenavano di colpo, lui guardava e lì ho visto gli occhi della disperazione. Gli occhi della disperazione di un uomo. Quando alzava la testa per guardare, le macchine frenavano, sentivo benissimo. Testardo io, testardo lui. Siamo andati avanti quasi 12 giorni che io sono sceso e gli ho chiesto: scusi, volete che vada a prendere qualcosa? Capiterà anche te, di alcuni momenti in cui si capisce e non si capisce. Ci sono degli incontri che hanno del misterioso, che ci impongono delle scelte. E se l'obiettivo, Marianna, è un obiettivo positivo, non arrenderti alla prima difficoltà. Non arrendetevi alla prima difficoltà se l'obiettivo è un obiettivo positivo. Non girate lo stato, non giriamo lo stato se è un obiettivo bello, positivo, per andare incontro a quella solitudine, a quelle fatiche. Testardo lui, testardo io, sono altri 12 giorni. Non ho mai risposto. Mia mamma pensava che avessi qualche problema io nella testa, perché quando dicevo: sai mamma, scendo dal tram, arrivo a casa un po' dopo, perché scendo, c'è un signore a cui chiedo se vuole qualche cosa, che non mi risponde, mia mamma ha detto: cosa, mio figlio ha qualche problema? Problema, in effetti ce n'avevo qualcuno. Detto questo, nasce poi un filo di relazione. L'unità di misura dei rapporti umani è la relazione. Quest'uomo comincia le prime parole. Io devo molto a lui se sono qui, devo molto anche a lui se sono qui. Ci sono degli incontri nella vita, capite da tutti voi, che cambiano la vita, che ti impongono di fare delle scelte, che ti sollecitano da che parte stare. Questo signore sulla panchina, con tre capotti addosso, che leggeva libri e che li sottolineava, era un medico. Un medico di un paesone del nord Italia. Perché nella vita di ciascuno di noi può arrivare improvvisamente una tempesta che ti cambia la vita, una tragedia, un incidente automobilistico che ti distrugge tutta la tua famiglia, no? E nella vita di questo medico, amato dalla gente, perché bravo e generoso, bravissimo, stimato dalla gente, bravo professionalmente, ecco, nella vita di questo medico, improvvisamente, una tragedia che cambia la vita. E con dei sensi di colpa, con tutta una serie di problemi, finirà sulla panchina di Torino a fare il vergogno. Io devo lui se sono, anche lui se sono qui.
In quegli anni non si parlava della droga, non si parlava della droga, non c'era nel nostro paese la parola droga, non c'era la parola. Ma lui, medico, si era accorto benissimo e un giorno mi disse: vedi quel bar di fronte, viale contro viale c'era un bar, vedi quel bar di fronte, vedi quei giovani che entrano in quel bar, sai cosa fanno? Io non lo sapevo. L'eroina non c'era ancora. L'eroina, droga, arriverà anni dopo. Ma lui da quella panchina, lui medico, ripiegato nella sua sofferenza su se stesso, vedeva quei ragazzi che entravano e uscivano dal bar. E un giorno mi disse: vedi quei ragazzi, sai cosa fanno? Prendono dei farmaci. Si procurano dei farmaci, nel bar si fanno dare dei superalcolici, fanno un miscuglio, fanno la bomba, si drogano. Vedi, tempo dopo un giorno mi disse: io sono stanco, sono vecchio, sono malato, dovresti fare tu qualcosa per quei ragazzi, no? La settimana dopo, andando a scuola la mattina, la panchina era rotta. Il mio amico non c'era più, se n'è andato per sempre, era morto. E ho sentito, alla soglia di 18 anni, perché mesi erano passati, che quell'incontro non poteva essere uno dei soliti incontri. E lì comincia un'avventura. In quegli anni, certamente, io ero un ragazzino, un'avventura prima da solo, poi coinvolgo altre persone, e nasce poi il gruppo Abele, dove io continuo a vivere, con i poveri, con gli ultimi, con quelli che fanno più fatica. Dal gruppo Abele sono nate tante altre cose, no, ma sempre dei nomi, non è opera di navigatori solitari. Due mesi prima della strage di Capaci, cos'è successo a Capaci? Bravissimo.